Con il video tutorial 2 passiamo alla prima configurazione del tema. Torniamo in area di amministrazione e cominciamo con l'installazione del primo plugin. Come si fa a installare plugin? Sempre guardando la colonna di sinistra del nostro pannello di amministrazione, mettiamo il mouse in corrispondenza di plugin e clicchiamo su Aggiungi nuovo. Il plugin che andremo a installare adesso è quello che gestisce il calendario eventi. Andiamo a scrivere cerca in modo da attivare la ricerca all'interno dei plugin ufficiali di WordPress e scriviamo calendar, event calendar, anzi 5.3 e clicchiamo su cerca plugin. Questo 5.3 vuol dire che è un plugin che funziona dalla versione PHP 5.3 in avanti, che è quella che è installata ormai nella stragrande maggioranza dei sistemi di hosting che voi andrete ad adottare. Andiamo a cercarlo, eccolo, Event Calendar 3 for PHP 5.3, proprio quello, l'autore è Alex Tingle. Clicchiamo su Installa ora e quindi su OK. Vedete, i plugin cosa sono? Sono in realtà dei componenti aggiuntivi che arricchiscono di funzionalità il nostro sito web. Nel sito scolastico che noi proponiamo ce ne sono un 5 o 6 di plugin di base e poi altrettanti che sono opzionali ma che consentono poi di ottenere, diciamo, delle migliorie anche come ulteriori servizi che possono andare, non so, dalla creazione di pagine riservate alle briciole di pane o quant'altro. Ma andiamo pure un passo alla volta, cliccando su Attiva Plugin. Questo plugin ha la funzione di andare a inserire un calendario nella right sidebar, cioè nella barra laterale destra, che potrà contenere una sorta di calendario degli eventi. Non è obbligatorio, ma nel caso uno non volesse utilizzarlo, non è necessario fare una piccola modifica alla barra laterale destra, come indicheremo poi in un altro momento. Bene, inserito questo, lo andiamo a attivare, ma per farlo funzionare occorre che noi andiamo a dire che il calendario deve andare in correlazione con una particolare categoria, che è un po' una sorta di contenitore di WordPress dove nella maggioranza dei casi andremo a far confluire delle comunicazioni. In questo caso invece rimane un contenitore dei soli eventi. Come si fa allora a creare una categoria con WordPress? Si pone il mouse in corrispondenza di articoli, vedete che trovate la voce categorie. Benissimo, e l'aggiungete con il proprio nome, poniamo eventi. A questo punto andiamo a cliccare su aggiungi una nuova categoria e vedete che si è creata. Bene, fatto questo, dobbiamo adesso mettere in correlazione la categoria eventi con il calendario. Andiamo in impostazioni, vedete, no? Siamo sulle, diciamo, quelle voci del menu inferiore che sono proprio appannaggio dell'amministratore. Col mouse sopra impostazione andiamo a selezionare Event Calendar e gli diciamo che la categoria eventi associata si chiama proprio eventi. Poi personalizziamo, diciamo, le funzionalità di questo plugin dicendo mostra gli eventi come articoli del blog, come eventi separati, in modo che appaiano cliccando sull'evento stesso come categoria a parte. E a questo punto salva le modifiche. Andiamo a vedere la visualizzazione del nostro sito. Vedete che il calendario eventi è apparso ed è stato eliminato quell'errore di cui dicevamo prima. Ma proseguiamo adesso con la nostra personalizzazione andando a inserire anche un elemento importante. Adesso magari ve lo mostro andando direttamente, visto che sono le statistiche di accesso porte aperte sul web, adesso non ci serve, volevo mostrare un po' dove vogliamo arrivare. Andiamo a vedere un po' il sito belle fatto, no? Questo PAS 2013 qui nella versione un po' Viola Shocking e vedete, no, che noi abbiamo una home page che è una home page che è totalmente personalizzata. Quindi un ulteriore passaggio che noi andremo a fare sarà quello appunto di decidere alcuni elementi fondamentali
globali di aspetto del nostro tema, tra cui anche l'home page. Ritorniamo in bacheca e andiamo adesso a vedere che cosa c'è in un nuovo comando che è stato inserito da Ignazio Scimone nella sua valente opera di automizzazione, di automatizzazione di molte operazioni del tema, che ci ha consentito attraverso tema PASV di andare a personalizzare alcuni aspetti. Aspettiamo un attimo a mettere il logo, possiamo decidere che cosa, possiamo decidere lo stile. Ad esempio, noi possiamo scegliere tra 10 stili diversi. Prendiamo per il momento il primo che è stile blu, poi voi prenderete tranquillamente quello che vi piace di più, provandoli anche uno per uno. E clicchiamo su Memorizza stile. Bene, questa è la primissima operazione che abbiamo fatto e vediamo se è successo qualcosa. Vedete, no? Cominciamo già a ragionare, no? Il nostro sito comincia a prendere forma con dei colori di fondo, però le cose sono ancora un po' pasticciate. Ebbene, poco per volta riusciremo noi a inserire tutte le cose che ci servono. Facciamo ancora un altro passaggio, già che siamo, ci siamo e diciamo che vogliamo l'home page un po' personalizzata, che si vedrà ancora male, non ci interessa, però cominciamo a dirgli che noi vogliamo che la visualizzazione della nostra prima pagina non sia stile blog, cioè tutti gli articoli disposti cronologicamente ma senza personalizzazione, ma sia un po' quella doppia, vedete, colonna che trovate nel sito completo. Bene, per fare questo dobbiamo creare una pagina. Aggiungi nuova pagina, la creiamo, la chiamiamo Home e gli diciamo una cosa importante. Questa è una pagina diversa dalle altre, è una pagina particolare, è una pagina che è associata a un modello particolare. Per fare questo andiamo in attributi pagina e diciamo che questa pagina particolare ha come modello l'home page. E la pubblichiamo per il momento con niente dentro. Pubblica. Naturalmente non basta pubblicarla per vederla come home page, perché come ho detto prima, WordPress organizza inizialmente e automaticamente le informazioni come blog. Dobbiamo imporgli di mettere come pagina d'ingresso una pagina statica, cioè una pagina che lui ha concepito come pagina a sé stante. E allora andiamo in impostazioni, lettura e gli diciamo: guarda, la pagina iniziale non è formata dagli ultimi articoli così come un blog qualsiasi, ma è una delle pagine statiche che abbiamo realizzato, quale? Quella che si chiama home. Già che ci siamo, personalizziamo nell'impostazione di lettura anche un'altra cosa. Per ciascun articolo in un feed, i feed sono in pratica una modalità per diffondere facilmente informazione. Sono i cosiddetti feed RSS e noi vogliamo presentarli però come titolo e riassunto, perché vedrete che uno dei punti di forza, uno dei punti perlomeno peculiari, caratterizzanti il nostro modello, è quello di porre una particolare attenzione ai cosiddetti microcontenuti, cioè le informazioni, le comunicazioni che noi mettiamo, è bene che siano corredate da un'anteprima di un paio di righe, che chiamiamo riassunto. In questo modo anche nel cosiddetto feed RSS verrà estrapolato quelle due righe di senso compiuto che noi, a cui noi assegniamo il compito appunto di presentare l'articolo. Clicco su Salva modifiche e vediamo un po' che cosa è successo con Visualizza sito. Vedete? Comincia già ad assumere l'aspetto che noi vogliamo. Dobbiamo ancora fare molto, eh? Dobbiamo andare a gestire i menu, gestire la testata, cambiare tutto quello che capita qua sulla sinistra, ma il nostro sito sta cominciando a prendere forma.